Carissimi amici e fedeli di San Pio da Pietrelcina, ben ritrovati. Continuiamo questo nostro percorso cercando Padre Pio e lo facciamo, come voi già sapete, percorrendo un tratto un po' diverso da quello solito che viene presentato. Cioè ci vogliamo affidare alla presentazione degli editori dell'epistolario di San Pio da Pietrelcina. Avendo nelle puntate precedenti grossomodo considerato il primo volume dell'epistolario, ora prendiamo in considerazione il secondo volume, vale a dire la corrispondenza di Padre Pio con Raffaelina Cerase. Beh, qualche notizia di carattere biografico è più che giusto poterla fornire. Raffaella o Raffaelina o Lellina per gli amici nacque a Foggia il 1° novembre del 1868 da genitori ricchi, Michele il papà e Maria Barisani la mamma. Da piccola fu affidata alle suore carmelitane di Lucera, dove vi era anche una zia suora morta in concetto di santità, mentre un'altra suora si trovava a Santissimo Salvatore, morta qualche anno dopo. E la stessa nobildonna Raffaelina Cerase, a raccontare le sue vicende di infanzia in una lettera a San Pio da Pietrelcina, dicendo proprio che la sua vita poteva essere così schematizzata: fino a 7 anni con le suore, dai 7 ai 21 mondo, per dire una vita un po' disinvolta, e poi dai 21 in poi peccati, lei così si descrive dinanzi a San Pio da Pietrelcina. Poi il suo impegno di conversione. Aveva tanto bisogno di conversione al punto che si raccomandò alla Madonna di Pompei con una particolare novena. E potremmo datare sostanzialmente la conversione di Raffaelina intorno alla data 1889, ove poté avere modo anche di iscriversi al Terzo Ordine Francescano e successivamente, anche o contemporaneamente, anche all'Azione Cattolica, la sezione femminile. Chi era questa donna, insomma? Beh, si descrive come una donna molto intelligente, di una fantasia piuttosto vivida, che amava leggere e preferiva i libri, lei diceva, dell'antico stile, per cui una donna preparata, dovremmo dire, ma una donna preparata anche alla durezza della vita, perché ben presto dovette subito impattarsi presso il capezzale di 3 suoi parenti: Anna, che morì nel 1909, poi la mamma il 26 gennaio 1889, il padre 1904. Ebbene, fu proprio la morte del padre a creare particolari difficoltà e sofferenze, perché purtroppo, non avendo messo diciamo bene per iscritto che la casa paterna doveva andare a Raffaelina e Giovina, la sorella maggiore, ecco che il fratello Matteo se ne appropriò in modo un po' forte, a tal punto da costringere Raffaelina e la sorella a abitare in una casa di affitto. Dopo diverse difficoltà, vicissitudini, la mediazione stessa di Padre Pio, che non ebbe manco troppo successo, finalmente nel 1914 poté rioccupare questa casa, e anche prima,
e poté disporre secondo il proprio desiderio. Infatti, con il permesso dovuto, quella casa si poté anche adibire ad oratorio. Ebbene, vi dicevo di Giovina, la sorella maggiore, la riteneva come una mamma ed era particolarmente legata. Una sorella che l'ha assistita e purtroppo l'ha accompagnata anche fino alla morte. E Giovina che racconta a Padre Pio in modo particolare la sua preoccupazione, l'aggravarsi della malattia di Raffaelina. Malattia che poi la portò, come sappiamo, alla morte. Ebbene, proprio per queste ragioni di carattere di salute, dovremmo dire, Giovina e Raffaelina si portavano più di una volta a Casamicciola, cioè nell'isola di Ischia, dove poterono incontrare, ed erano ospitate da ella, Giuseppina Morgera. E lì poterono permanere per qualche tempo in più, quasi un mese, anche con il permesso di Padre Pio dopo che iniziò la relazione epistolare. Intanto Padre Pio fu chiamato il 6 dicembre alle armi e nel frattempo proprio la conoscenza che aveva Raffaelina con Giuseppina Morgera la impegnò a fare in modo che la Morgera potesse, dice lei testualmente, utilizzare i suoi uffici per evitare che Padre Pio potesse rimanere soldato e quindi essere esonerato. La Morgera fece quello che poté, ma non lo portò a termine per problemi di tempo. Intanto, ecco, il tempo passava, la malattia della Cerase incominciava a farsi sentire e iniziò la relazione epistolare con il frate di Pietrelcina, ma il grande desiderio, diremo poi successivamente, il grande desiderio di Raffaelina era quello di avere Padre Pio da Pietrelcina, del quale rimase conquistata, al convento di Foggia di Sant'Anna, un grande desiderio che esternò anche a Padre Agostino, il suo primo direttore, un desiderio che trovò finalmente realizzazione il 17 febbraio 1916, ma non fu proprio una circostanza particolarmente gioiosa e bella, certo di soddisfazione per Raffaelina, ma la malattia si aggravava e ormai lei era in prossimità di morte, tant'è che il marzo successivo, il 25, lei lasciò la terra, quindi morì. E sta di fatto che quando Padre Pio giunse al convento di Sant'Anna in Foggia, dal 17 di febbraio sino al giorno della morte, tutti i giorni si portò presso il capezzale della ammalata e poté in questo modo realizzare quel vivo desiderio che la donna aveva, cioè essere confessata da Padre Pio, sì, ma, lo diremo successivamente, avere la possibilità di esprimersi in modo libero e in modo disinvolto, non costretto da un scritto che non riusciva ad esternare quello che la donna viveva, quindi parlare a voce. E questo poté verificarsi. Ebbene,
Questo appuntamento aveva l'intento di presentare in qualche modo la figura, sommariamente, di Raffaelina. Nelle prossime puntate entreremo un po' più di più nello specifico del secondo volume dell'epistolario e daremo uno sguardo un po' più particolare. Intanto accogliete la nostra gratitudine e i nostri saluti con l'augurio di pace e bene. Alla prossima!